Now I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Casuale o voluta, un'evidente promemoria in vista dell'evento di stasera. Una spallata mostrando i muscoli in pista, prima, fuori, poi, per marcare il territorio. Perché che tu sia predatore o cacciatore, la prima regola è una sola: non mostrare mai di avere paura. Benvenuti a casa nostra, su una pista che esalta la guida, il talento, la sfida, che ricorda la storia della Formula 1. E allora giù la visiera, senza paura. Signore e signori, appassionati di Formula 1, buonasera e benvenuti a Monza per questo 13° appuntamento del campionato F1 targato NTR Group. One team, one dream, recita il nostro slogan. Un saluto naturalmente al nostro Michele. Buonasera Michele Turbo, in compagnia stasera con noi abbiamo ai bottoni il grande Mivano Sardo. Buonasera amici in live. Ciao, buonasera a tutti. Ci siamo, buonasera, ci siamo. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Ivano, ci siamo, siamo in abbiamo chiuso il cerchio a Monza, Michele, in questa pista super velocissima che diciamo ci ha regalato gioia e dolori, diciamo noi, in quelle di F3, o, F3. Diciamo, un po' di safety car, diciamo di troppe, però va bene così, in effetti non erano uscite nelle altre categorie, ma ci sta, fa parte del gioco, ce lo teniamo. E stasera siamo in F1, siamo nella categoria, diciamo così, quella dove dovrebbero correre i più forti, anzi dove corrono sicuramente i piloti più forti, esatto. Più forti, vediamo come va a finire, diciamo, naturalmente. Che ne pensi, insomma, tu di questi piloti, come li hai visti, tu che ogni tanto vieni a commentare? No, vabbè, questa è il fiore all'occhiello della nostra squadra, no? Come si dice, la nazionale piloti. La nazionale dei piloti, esatto. Poi
anche perché è ovvio che con la categoria elite che non è paragonabile, comunque questa è la categoria top, quindi possiamo solo che guardarli e rubargli i segreti, anche se non è facile. Assolutamente non è facile. Meteo che naturalmente, come mostrano le nostre previsioni, dovrebbe essere abbastanza limpida. Ranger naturalmente si ritira per problemi naturalmente al no, anzi non problemi, per penalità, quindi lui si ritira per questa ragione. Quindi staremo a vedere quello che succede. Piccolo problemino, mi dicono in lobby. No, non ne notiamo. Noi diciamo, sta andando tutto perfettamente liscio. Speriamo che sia così. Sai che volevo approfittare, no, in questi momenti un attimino un po' di tranquillità. Guardavo la classifica l'altro giorno della nostra F3 e col fatto che da quest'anno ci saranno comunque, correggimi se dico qualcosa di sbagliato, promozioni e retrocessioni, immagino che se già quest'anno il nostro campionato è abbastanza livellato, a parte quei due o tre che ormai sono Sono andati via, andati. l'anno prossimo lo sarà ancora di più, quindi sarà ancora più bello. E questo in tutte le altre categorie, naturalmente, non solo in F3. Sì, fammi controllare solo una cosa perché mi dicono problemi di aiuti, ma non dovrebbero essere così. No, 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 no. Scusami un attimo, Michele. Vai, vai. C'è un pilota che ha un piccolo problema che non gli dai gli aiuti, quindi Aiuti. non, sì, però noi almeno vediamo tutto a posto, quindi non sappiamo quale sia la natura del problema. Magari non è che c'è già lui nelle sue impostazioni gli aiuti disattivati? Può darsi, sicuramente. Vabbè, andiamo, continuiamo perché non possiamo far altro per adesso, continuare perché comunque speriamo che si riprenda. Intanto Dario 1.19 con Snowy 1.19.136 cominciano a volare Cominciano. Monzon, 1.19.159 con Nuzzo che naturalmente sta tentando Snowy per adesso pole position provvisoria. Flame, problemi per Flame anche lui. Attenzione perché vedo una macchina completamente distrutta in pista. Sì, Flame, Dai, Flame, sì. sicuramente, vediamo, andiamo a invitare naturalmente il pilota che ha questo piccolo problema Oh, ma ho strano. visto che sei nelle impostazioni, abbassa un pochettino il volume del gioco, che così Sì. quando vai in onboard non sfondiamo i timpani Sì. alla Charlie. Intanto Koku ha sparato il tempo pole, 1.19.1 e 107 per l'esattezza. Per l'esattezza 107, quindi già subito Coco in pole position provvisoria. Naturalmente Robbie Redd-David, anche lui pilota da tenere sotto controllo, 19.5 oggi in sostituzione. Naturalmente ricordiamoci che abbiamo le sostituzioni per quel che riguarda la scuderia, quindi oggi naturalmente Icio sostituisce in scuderia McLaren per l'assenza di Carrozza. Wollendream anche lui lì, Jaco per adesso tutti in pit. Coco è già fatto la pole position con i primi tre, un po' con Garra anche lui lì in quarta Sì, posizione. Siamo in un decimo ci sono 5 piloti. sì. Anche Darmar, sesta posizione, con Robbie Redd-David, anche lui sesto, quindi tanti piloti, ma arriveranno sicuramente Gli anche altri. gli altri, Robbie Redd-David nel giro di rientro. Esce anche Mastro Licio, che ha fatto 1.19.776, quindi anche qui gran tempi. Sono davvero super veloci i nostri piloti che stanno davvero volando. Ecco, Hanno sicuramente un altro passo, eh. Hanno completamente un altro passo.
Sicuramente, sicuramente sono piloti super velocissimi. Fare questi tempi stratosferici. Ma sai che cosa? Che secondo me anche il saper fare l'assetto, quel mezzo secondo te lo sgranocchiano, eh? Sì, sì. Sì, sì. Sarà sicuramente così. Intanto salutiamo tutti gli amici in live che naturalmente sono davvero, davvero tanti, stanno cominciando un po' a popolare un po' la live, quindi stanno iniziando a godere questo fantastico spettacolo. Salutiamo intanto anche Stefano, scusami Stefano, non avevo aperto, avevo lo schermo intero, guardavo. Intanto un pilota in pista, Mastroviccio lo sfiora, un pilota l'Alpha Tauri lì in pista, incredibile, l'ha sfiorato proprio per un non nulla. Mastroviccio si lancia per il suo tentativo e purtroppo capita, ricordiamo che nella nostra diciamo, nei nostri campionati il Ghost è attivo, quindi non c'è il diciamo così classico fantasma, per intenderci. No, non è attivo. Non è attivo, non ecco, è attivo. Sì, cioè, nel senso che diciamo le macchine sono fisiche, ecco. Il Ghost non è attivo, ecco, sì, ho pensato, diciamo, una cosa e ho detto un'altra, come si suol dire. Primo settore per dimmi Vano. Cioè, Elona che si sta lamentando. Ah sì, hai salutato non... solo Stefano, assolutissimamente. Salutiamo Elona, naturalmente. Ah sì, sì, ringraziamo. Vediamo chi è, non l'ho visto. Aiutami Ivana a leggere. Ah, Sardo, si è abbonato 28 mesi. No, ogni tanto mi fa questi trabocchetti qua. Fa gli scherzetti. Sì, mi fa gli scherzetti. Io poi, dopo, siccome che sto ceccata, attenzione perché Incio si mette lì, c'è un Alfa Romeo in scia. Sta per arrivare naturalmente sul traguardo, pilota della scuderia McLaren, vediamo il tempo, 19.481, si piazza in sesta posizione, lui che sta battagliando con Robin e David in quelli. Oggi abbiamo il primo e il secondo della classe della F2, Michele in sostituzione, quindi un po' cominciamo a tastare quella che potrebbe essere la F1 della prossima stagione, quindi interessantissimo, con tanti piloti che naturalmente stanno lì, naturalmente sicuramente super velocissimi, quindi lì anzi vorrei andare a guardare i tempi, che adesso poi li andiamo a vedere, ma sono davvero in mezzo secondo, in un secondo, sì, 13 sì. piloti. Quindi tanta roba. Wally the Dream, eccolo qui Wallen, che si sta per lanciare il pilota l'Aston, compagno di squadra di Arrien, altro pilota super velocissimo che purtroppo per adesso non può partecipare, ma molto probabilmente ritorna dalla prossima a Singapore, quindi altro pilota sicuramente super velocissimo. Salvo, giusto una cosa, ma sì, visto che sei tu il talent scout, quello che fa tutti i test e i piloti che entrano, ma non svegliamo certi segreti, no. Non svegliamo certi segreti. Ma selezionami, perché è colpa tua se poi ti trovi gente che non riesce a commentare in diretta. Com'è che si chiama? Wallen. Io lo chiamo Wallen perché ho fatto l'abbreviazione, quindi diciamo così almeno diciamo mi sono tolto. Ma dovete sapere, io sotto questo punto di vista, così Gamer Tag un po' ci giochiamo. Io, ragazzi, mi raccomando, Gamer Tag è pronunciabile. Non ti sapendo che lo faccio perché poi mi viene difficile andarli a pronunciare. Intanto Garra 19.026, vediamo se c'è qualche pilota che scende sotto il muro del 18, ci fa gridare 18, 858 Robin e David, incredibile 1858 per Robin e David, ce l'aveva fatto vedere in allenamento, non c'era riuscito in F2, ma si lancia a Kokou perché sicuramente non può lasciare il caso. Non vuol lasciare sicuramente un tempo stratosferico 1858. Si lancia adesso Kokou, anche se un decimo, 133 millesimi sopra il suo primo settore.
Robile Davide che ha fatto il miglior settore nella seconda parte, 26-2-40. Incredibile tempo per Robile Davide che la piazza per adesso. Ho preso una scia da qualcuno, è veramente un tempone. Un tempone. Goku per adesso. Terzo. No, sopra di mezzo secondo. Sì, sopra di mezzo secondo, quindi niente da fare. 47, andiamo solo a correggere un po' il nome perché non compare in diretta, facciamo anche questo. Andiamo a sistemare un po' la situazione di Robile David che non avevamo aggiornato, eccolo qui. Siamo sistemato anche Roberto, dovrebbe adesso comparire, perfetto, grafica sistemata. Allora Luca terzo, bravo Luca terzo, anche lui un ottimo tempo per lui, mi sembra che sia nel giro di rientro, 19.103, incredibile, sempre in un secondo 13 piloti. Ne vedremo delle belle in gara secondo me. Sì, sicuramente. Veramente. Ormai siamo quasi al termine, no? Quante gare mancano? 4, ma siamo 5. alla tredicesima, questa è la tredicesima tappa, poi si va a quattordicesima e arrivare a 18. Naturalmente c'è poi la tappa fondamentale, quella che ha in tre box Luca, mancano 4 minuti, quella di Brasile che sarà in sprint race, quindi tanti punti lì, quindi staremo a vedere. Oh, Brasile l'abbiamo già fatta. Sì. Scusami, quella di Qatar, che è lì la tappa in sprint race, che sicuramente darà un po' l'indicazione di che saranno davvero poi chi vincerà il campionato, chi passerà naturalmente alla categoria superiore. Insomma, tanta carne al fuoco, perché ricordiamo la sedicesima tappa, la tappa di sprint race, poi 17-18 si chiude, quindi sicuramente ci sarà da vedere. Noi l'obiettivo primario di quest'anno è agganciare Ivano. Intanto mi dice Elvis il posto giusto per Robile David. Sì, un passo ormai lui ce l'ha in quel di F1, così come ce l'ha anche Mastro Icio, che sta andando per adesso a cercare di nel suo giro di uscita. Il presidente non legge i messaggi, sì, hai ragione. È vergognoso. Leggo. Non li leggo perché non ci vedo, ragazzi. Sono ciecato, diciamo, non vedo perché ho il telefonino a schermo intero, quindi per seguire anche un po' diretta e tutte cose. Ecco, si lancia Icio. Lui 19.481 deve naturalmente risalire qualche posizione, anche se è ottimo la posizione di Icio in settima posizione. Tanta attenzione sarà sicuramente fatta in curva 1, curva molto difficile. Intanto c'è il tifo Alfa per Snovi da parte di Bubulino, che salutiamo. Arriva Icio, primo settore, 45 millesimi sotto, il primo settore per Icio in McLaren. Traffico, ma naturalmente sportività con i piloti, che quando uno sa correre, Michele, poi diventa bravo. E questa cosa qua deve entrare nella testa un po' di tutti, perché deve essere fondamentale. Non bisogna essere solamente veloci, ma bisogna anche essere bravi. Mi sembra che ho visto un 4 decimi
non vorrei dire una cavolata, quattro decimi. C'è un po' di traffico adesso. C'è un po' però. Di traffico, compagno di squadra, gioco compagno di scia, squadra, gioco di scia, gioco di scia, compagno di squadra che ha dato la scia a Mastro Icio per cercare di recuperare qualche decimino. Mi sembra che sia riuscito il gioco di squadra in casa McLaren e adesso Icio dà la scia, naturalmente 19.373, rimane lì in settima posizione, ma gran gioco di squadra, gran gioco di squadra. Intanto c'è Darmar, 79 sono millesimi. Invertiti, eh? Sì, adesso questo è perché se la dai lì, giustamente il primo settore è già scusami, ti interrompo, meno sì. Mezzo secondo, sotto di mezzo secondo. Mezzo secondo, infatti, è quello un po' il gioco. Intanto c'è Mozon, scusate, sul settore, vediamo se Tommaso adesso è quarto, con Garra che è secondo. Vediamo come. Vediamo il terzo settore. Terzo settore. Per. Ha perso tutto. Sì. Peccato. Darmar anche lui ritirato, sta per arrivare. Cocou, vediamo. Pilota della Mercedes. Se riesce. Pole position 18.650. Che stratosferico tempo. Ma adesso andiamo a seguire. Secondo me. Robin e David ai box, Garra 26 millesimi, la sparata di Cocou, il leader della F1, non certo si fa impressionare da quel 18.8, 18.6, impressionante tempo, impressionante tempo. Se siamo qui ancora una mezz'oretta, mi sa che qualcuno su 17 ci arriva. Impressionante tempo. E adesso Garra deve rispondere. 96 millesimi sopra nel secondo settore per Garra. Deve cercare qualcosa, deve cercare un guizzo, un'astuzia, una qualunque cosa che possa portare qualche decimo in più. C'è un pilota lì, un ass, che sta cercando di dargli la scia. La sta sfruttando, siamo alla parabolica. Adesso arriva al traguardo, deve andare giù a martello, deve andare giù al martello Garra per cercare di prendersi la pole position. Vediamo 18.938, scende sotto il muro del 19, non ce la fa, ma signori, applauso, perché davvero davvero abbiamo visto, ecco, non capisco chi è questo Rick Depp. Ecco, c'è un pilota che non so chi l'abbia invitato, ma questo non penso che sia, scusate, non capisco se è un pilota che è sceso in pista. Ah, Rick Depp 4 con la Williams. Ma non capisco come abbia fatto a entrare in una lobby, diciamo. Guarda, penso che possa essere buttato fuori. Sì. Dici sì, se lo posso espellere, sì, volentieri. Vediamo, se no facciamo la foto della aspetta che faccio la foto della ogni tanto purtroppo qualche sarà qualche hacker. Avrà un po' la foto naturalmente del vediamo se riusciamo a cacciarlo via, se no rifacciamo la lobby. Peccato per poi alla fine questo. Non posso buttarlo, però sicuramente rifacciamo la lobby, perché non credo che sia. Vabbè, andiamo a entrare poco in pista, intanto avviso i ragazzi. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. We are heroes tonight.
I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
Vai. Ok amici, scusateci naturalmente per questo breve, diciamo così, contrattempo di natura un po', io lo definisco un po' fastidiosa, ecco, non si trovano parole mai per la non considerazione del rispetto di altri campionati. Insomma, abbiamo avuto un'intrusione, anche se era bloccato, però comunque abbiamo ripristinato tutto. Scusateci per questo piccolo intoppo, ma riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, Michele, con quello strepito tempo diciamo così assurdo. Un po' assurdo, che ha un po' 3-4 piloti, è stato breve ma intenso, dice, sì, esatto. la pantera rosa, ecco, ci piacciono a noi. Intanto ne approfittiamo per ricordare naturalmente anche a chi ancora non l'avesse fatto di iscriversi ai nostri social, dove troverete classifiche, gossip, news, il post rubrica del nostro Pantera. Poi basta cliccare su NTR Group F1 Crossplay, ci troverete su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Ci siamo quasi, adesso naturalmente ricordiamo ai nostri amici di caricare l'assetto, ma sono abbastanza esperti sotto questo punto di vista nel farlo naturalmente i nostri bravi piloti. Peccato per questo piccolo inconveniente che un po' naturalmente a livello tattico penalizza, perché tu sai, quando rifai la lobby, Michele, comunque tutte le gomme si vengono a, diciamo così, a portare in pancia. Vabbè, peccato che esistono, noi naturalmente anche se scopriamo chi è che non andremo mai a ripagare con la stessa moneta, perché ci metteremo allo stesso livello, non ci sembra il caso. Ci sono tanti proverbi che potrebbero, diciamo, sposare questo caso. Noi ci rimbocchiamo sempre noi le mani. Siamo diversi. Non ci ferite minimamente con queste cose, però naturalmente, diciamo, io non ho fatto nient'altro che poi bloccare naturalmente il contatto, quindi non c'è problema. Va bene, buonasera Lucifero, buonasera Pasquale, ci siamo quasi, ecco, siamo ritornati, stiamo quasi per andare sul giro di formazione con quel strepitoso tempo. Poi andremo a parlare di classifica, perché è anche bello vedere anche poi la classifica. Eccoci qui, ci siamo quasi, i piloti che stanno per naturalmente andare sul giro di ingresso. Ho ricevuto un'altra richiesta, non vorrei che questo scemo poi dovesse, no, vabbè, che in gara non potrebbe più rientrare, quindi non penso che possa così andare più nello specifico. Andiamo a vedere un po' quello che, come dicevamo, è la classifica di questa F1, che naturalmente vede Coco in testa con 194 punti, gara lì a 178, Mozzon 142, Giacomo 121, Snake 109, oggi assente di lusso Snake, Luca 95, Snowy 92, Albo 89 con Chris 89, Will and Dream 75, Arian con 54, Flame 46, Latte 43, Carrozza 41, Lidom 33, Engie 26, Nuzzo 20, 17 per Ranger, Giova con 11 punti, chiude Willy con 9, no, ultimo solo perché è entrato adesso, quindi non per altro. Con la Williams 275 punti, la Red Bull 253, Mercedes 218, McLaren 209, Alfa con 193 punti, l'As 186, l'Aston 163, l'Alpine 143, l'Alfa Tauri 94, Ferrari con 75 punti. Questo è la classifica. Abbiamo visto, Michele, che praticamente molti piloti hanno utilizzato le gomme gialle, quindi staremo a vedere un po' se questa strategia può pagare. Dici che sono gialla rossa? Sì, dovremmo un po' vedere meteo naturalmente, che dovrebbe essere naturalmente in sole a Leone naturalmente per quella della F1, ma ci siamo quasi ormai nel fondo a rettilineo.
tutti i piloti che stanno andando a posizionarsi. Salvo, sono prima della partenza, un attimo la prima e riesco per favore. Andiamo. Siamo quasi per andare in partenza. Vediamo un po' i piloti che si stanno posizionando con tutti quanti quasi nel schieramento. Attendiamo solo lo start. Eccolo qui, ci siamo quasi, si accendono i semafori. 3, 4, 5. Poi sarà spegnimento e partenza. Vediamo come parte Kokou, che adesso si spengono i semafori. Parte bene Kokou con Mozon lì dietro. Robin e David affiancato, cerca subito Garra un esterno con Robin e David in prima posizione. Lì naturalmente c'è la scia che ha Robin e David in piccolo contatto con Kokou. Cerca subito un ingresso, riesce Kokou a prendere la scia con Mozon in terza posizione. Kokou subito nella scia di Robin e David, cerca subito di attaccarlo in curva 4, riesce nel sorpasso con Robin e David che addirittura cerca un controsorpasso nella prima di Lesmo. Adesso sono affiancati, stanno andando naturalmente lì con Robin e David che saggiamente si mette dietro le due Red Bull con Mozon e safety car, problemi per lì dietro, safety car virtuale. Vediamo forse problemi lì dietro con Mozon, Lucas, le due Red Bull, Garra in quinta posizione, Snowy, Icho, Latte, Darmar, Giaco, Flame. Dimmi? Credo sia Willy che dice che c'ha la macchina. Sì, l'ala rotta per Willy, quindi dovrebbe essere problemi per Willy. Dovrà subito rientrare il pilota dell'AS, sì, lo vediamo inquadrato adesso. Dovrà rientrare naturalmente ai box, safety car virtuale, che non dovrebbe, diciamo così, camuffare un po' la situazione, perché comunque c'è naturalmente Kokou adesso che si rilancia con Robin e David che cerca subito un attacco. Si fa vedere subito il pilota della Aston Martin, molto in palla devo dire, con le due Red Bull in modalità di sicurezza lì, messo in terza e quarta posizione con Luca. Bella partenza devo dire, Michele. Sì, sono stati anche dietro, sono stati tutti bravi, qualche piccolo contatto ma poi alla fine sono sfilati lisci tutti. C'è Latte, Flame, Nuzzo e Ranger subito in gomma rossa, quindi molto probabilmente andando su rossa bianca loro, o rossa gialla, si può fare anche rossa gialla qui. Stanno sfilando super velocissimo Kokou, Robin e David e Mozon in terza posizione, i primi tre piloti con Lucas, bravo Luca, in quarta posizione e naturalmente Garra, non si vuole far sfuggire il treno, Snowy in sesta posizione insieme a Mastro Icho e lì in settima con Latte, gran anche Latte che è lì in settima posizione, Darmar in nona, Flame decimo, Giaco undicesimo, Nuzzo in dodicesimo. Subito attacca il pilota della McLaren prima della parabolica, vediamo, sono affiancati naturalmente lì, bisogna uno essere esterno, uno interno, giro veloce, uno dietro all'altro, Michele, arriva Garra, 1:21, 838, questo per adesso il giro veloce con Giaco e Nuzzo che se li stanno dando di santa ragione, ma c'è anche Flame e Darmar in curva 1 che naturalmente cercano di prendere posizioni. Belle battaglie sia davanti che soprattutto anche dietro i primi. Naturalmente stanno cercando di fare un muro, ci sono 6-7 piloti, stanno facendo un trenino e qui se li danno di santa ragione. Un trenone, perché sono tutti uno dietro l'altro, adesso si attiverà il DRS. Sì, stanno veramente uno dietro l'altro. Adesso tra naturalmente dal terzo giro in poi ci sarà l'uso del DRS come previsto dal regolamento, che ricordiamo quest'anno è cambiato, già subito dal primo giro si può utilizzare, parlo della Formula 1 reale. Chissà se poi magari anche nel, diciamo così, campionato ufficiali poi magari metteranno questa regola. Garra intanto attacca Lucas prima del
dell'Ascari riesce a passarlo e mettersi subito in quarta posizione. Lui e sono i primi sette tutti in gomma gialla, quindi battaglia vera, battaglia sana, battaglia pulita per adesso. Non voglio parlare assai, ma solo uno dietro alla, attenzione perché c'è Monzon che a Koku attacca, scusate, Robin e David attacca Koku, che naturalmente quanto paga oggi qui il DRS, finalmente possiamo dire il DRS che lo sfrutti veramente per il sorpasso. A Monza conta tantissimo, 20-25 km di velocità in più, sono tanta roba. Sì, anche perché poi ci sono due zone, no? Sì. DRS che sono abbastanza lunghe, quindi ti dà la possibilità, uscendo bene dalla curva, di poter approcciare bene il sorpasso. Esattamente, salutiamo intanto anche Dario, forza Red Bull, dice messe bene per adesso, terzo e quinto le due Red Bull, con Koku adesso che deve far di virtù, diciamo così, tattica, perché deve adesso studiare l'avversario, cercare di capire, che Robin e David è veramente un pilota super velocissimo, ma anche Koku non è da meno naturalmente, e quindi deve cercarlo. Ecco, se lo passa qui Robin e David ha poi la zona DRS, quindi bisogna stare molto attenti a capire quando sfruttare la scia, sicuramente fuori dalla zona parabolica dove c'è il DRS, ma occhio perché c'è Monzon, occhio perché c'è anche Garra, quindi qui ci saranno naturalmente storie tese tra questi quattro piloti. Proveranno ad entrare alla chicane in tre, guardali. Infatti Koku passa Robin e David, arriva Monzon lì sull'interno, vediamo adesso i due piloti naturalmente lì esterno interno, lì bisogna naturalmente cercare di non avere, diciamo così, la possibilità di contatti con Koku, che chiude porta a Robin e David, dice guarda ragazzo che qui sei in F1, non sei in F2, ma Robin e David sicuramente è un pilota che vuol diciamo così tastare subito la categoria per la prossima stagione. Ricordiamo Robin e David per adesso ufficialmente è il primo, non abbiamo ufficializzato la classifica della F2, ma dall'ultima gara sicuramente passerà in mano a Icho la leadership della F2. Garra è quarto, Luca quinto, ma è lì Snowy sesto, Mastro Icho settimo, sono tutti uno dietro all'altro, sette piloti super velocissimi, questi Michele se la daranno fino alla fine. Qui se la giocano, salvo imprevisti, se la giocano ai box, secondo me. Sì, se la giocano. Perché vedo che hanno tutti lo stesso passo più o meno, quindi diventa difficile poi staccarsi. Ecco, forse un attimo, diciamo, bisogna essere un po' anche tattici, perché poi si consumano un po' le gomme, c'è un po' di, diciamo così, di possibilità per anche cercare un po' nella tattica se non si riesce nel sorpasso, perché quando trovi piloti che sono super velocissimi diventa quasi impossibile andare a cercare uno spiraglio, anche perché poi con la zona DRS di sfruttarla e poi mettersi davanti e poi mettersi dietro, l'errorino poi ci potrebbe stare. Esatto. Ci potrebbe stare. Sì, a vederli nei primi giri che hanno fatto, uno si sta risparmiando, quindi vedremo, perché non si stanno sicuramente risparmiando. Certo che adesso Monzon, che ha preso la leadership, vuole dare una spallata, perché vedo un pelino, diciamo così, di vantaggio rispetto, ma naturalmente è solo visivo, perché sono uno, sembra il trenino dell'amore, questi sette piloti uno dietro all'altro, super bellissima questa inquadratura dall'alto. Si è fatto sotto a Roby. Sì, a Robin e David si è fatto sotto, naturalmente minaccioso. Garra, pilota, naturalmente lo conosciamo, super veloce, ma la gara è naturalmente tutta in divenire, perché siamo solo al sesto giro, finito adesso, sta per iniziare il settimo giro e qui, signori, se li danno di santa ragione. Robin e David si fa vedere sempre negli specchietti, ma naturalmente lì diventa difficile cercare un sorpasso in zona frenata, e poi naturalmente ci sono poi i regolamenti di pista, e sicuramente Robin e David non vuol sfigurare in questa F1, ma non lo stanno sfigurando né lui né anche Mastro Icho, che è lì in settima posizione,
ricordiamo, sta, secondo me, occhio a Icio, occhio a Icio. Andiamo a guardare un po', Michele, un po' la situazione del NERS. Guarda quanto è bello. Questi ragazzi... Ma sono tutti carichi, a parte Lucas che è al 40%, ma gli altri sono tutti sopra l'80%. Eh sì, sono tutti veramente vicinissimi. Andiamo a vedere poi dietro che abbiamo con Wilder Dream, peccato problemi per Wallen, forse con Giovanni che ha recuperato, recupero. Ho visto Lucas a muro. Lucas, problemi, safety car virtuale alla Ascari, primo colpo di scena in casa Red Bull, peccato per Luca. Stava facendo una gran gara, era lì attaccato anche lui. Questo, il problema è questo, Michele, che quando sei vicino lì alla Ascari non è facile. Entro nei box, addirittura in virtual safety car, ho visto Snowy ai box insieme anche a Robin e David, sì, esatto. In virtual, forse speravano in una safety car, occhio perché è virtual, non è safety. È virtual, quindi vabbè, ci sta tatticamente, infatti stanno entrando tutti, peccato anche gomma bianca ci sta fino alla fine, ci sta fino alla fine di mettere gomma bianca. Andiamo a vedere anche il... sono ripartiti intanto. Sì, questo è il problema, forse speravano in una virtual, però va bene, con Giovanni che è partito, ricordiamo, ultimo, lì dietro, gran recupero del pilota Alfa Romeo, con Giaco in sesta posizione, Ciccio settimo, gran gara anche di Ciccio, oggi sostituisce Snake, ma bravo Ciccio. Robin e David è già ottavo, gomma cambiata, con Snowy che lo segue lì in nona posizione, Latte in decima, Ranger in undicesimo, partito ultimo Daniele, gran rimonta del pilota dell'Alpine con Darmar, bravo, questo è un pilota dell'F4, ne sentiremo parlare di Dario perché un gran pilota. Speriamo che non salga in F3, no, mi sa che ce lo troviamo in F3 perché lui è entrato in corso d'opera, però sta veramente arrampicandosi in quel terzo posto in F3, scusate, in F4, quindi sta davvero scalando la è un pilota veloce, all'inizio un po' di difficoltà l'ho avuto, ma adesso veramente una crescita esponenziale. Ho capito Salvo, ma in F2 non ci possiamo andare che sono troppo veloci, in F3 non ci possiamo rimanere perché quelli dell'F4 stanno salendo la categoria anziani. Proporremo la categoria anziani. Engi 14esimo, Nuzzo 15esimo, Willy in 16esimo dopo quel problema iniziale, ma qui la battaglia è aspra perché c'è adesso Cocou, Mozun e Garra che sono naturalmente i primi tre della classe, quindi sono davvero i primi tre che se ne sono battagliati fino all'ultimo e lì si stanno marcando a vista. Certo che adesso, Michele, tatticamente parlando, devono un po' anche studiare quello che poi è diciamo così la tattica di gara, perché occhio a Robin e David e a Snowy che hanno loro già limitato, è a 22 secondi in questo momento, 21. Eccolo qui, subito pronto la nostra grafica, 22 secondi e 156, quindi stanno andando perché ancora le gomme gialle stanno dando, diciamo, il loro frutto, quindi vediamo un po' con adesso Snowy che deve difendersi con Mozzon che deve difendersi da Garra, ma è lì Icio, ha preso, diciamo, qualche secondo di differenza, ma sta facendo secondo me una tattica anche in base a questo. Non si poteva tenere quel passo, certo, perché andare con quel passo un po' ti consuma. Bravo Giovanni in quinta posizione, Giovanni è quel pilota, giusto per dirti, che in qualifica aveva quel problema con gli aiuti, non ha fatto le qualifiche praticamente. E guarda dov'è, in quinta posizione Giaco, sesto Robin e David in settima posizione, Snowy ottavo, Ciccio nono, Ranger sempre lì in decima posizione con Darmar che adesso deve guardarsi da Flame che lo ha preso, il pilota dell'Alpha Tauri l'ha messo nel mirino.
Peccato per quel piccolo problemino che abbiamo avuto iniziale, Michele, sennò veramente era una gara questa, anche a livello tattico, da guardare, certo, con gomma rossa, anche se devo dire che comunque gomma rossa non entrano nei box. Decimo giro, non entrano nei box, dietro stanno cominciando a recuperare, però, perché vedo Robin e David a 20 secondi, 854, il limite è lì, mi dice il rischio che Robin e David possa, diciamo così, mettersi avanti. Cosa pensi, Michele? C'è qualcuno che forse secondo te possa mettere gomma rossa tra questi piloti? Gomma rossa alla fine dovrebbero entrare 14esimo giro, credo. Sì. Forse anche più in là, perché dopo sono 27, siamo all'undicesimo. Vorrebbe dire fare 13 giri in gomma rossa. Però ci sta la tattica anche di Robin e David Snow, perché loro secondo me hanno pensato così: mi trovo qui a combattere, a stare lì dietro, a rischiare anche, come poco ha fatto purtroppo Luca, peccato per quel problema per Luca, e giustamente hanno fatto forse una riflessione, quasi quasi faccio un undercut e quindi magari tento di mettermi lì. Bisogna vedere se poi gli ultimi giri la gomma bianca, ecco, subito arriva, mantiene le prestazioni. Arriva subito una nota da parte di Dario in chat che dice la gomma rossa si potrebbe mettere intorno al 16-17 giro. Sì, ci sta. Naturalmente poi la gialla crolla, infatti Robin e David sta recuperando 26, siamo lì comunque come passo, quindi sicuramente bello questi tre piloti che stanno battagliando di piccoli contatti sulla prima curva, con Kukou adesso che deve guardarsi dalle spalle di Mozon, che è franco bollato al pilota della Mercedes, tenta subito un attacco alla prima variante, alla variante alta, naturalmente lì è difficile, con Garra di dietro spettatore, sono alla prima di Lesmo. A vedere dietro che succede, con Icho a 4 secondi e 6 di vantaggio su Giova, e a sua volta ne ha 5 e 9 di svantaggio su Garra, con Giovanni invece che ha 6 secondi su Giova. Dimmi. Latte ai box. Latte vai box con Robin e David e Snowy, guarda, questi sono i primi due piloti, andiamo a farlo guardare anche dalla situazione dei pit, dalla nostra grafica pronta, subito, immediatamente a far vedere quali sono i piloti che hanno sostato. Sono Robin e David, Snowy, Ranger, Flame, Darmar, Nuzzo, Engie e Willy, questi sono i piloti che sono andati ai box. E anche Snowy potrebbe avere una chance, perché sì. Comunque Snowy già con lo stesso, perché no, Giacomo non si è ancora fermato, lui è lì, quindi naturalmente stanno arrivando Robin e David, e naturalmente adesso c'è la zona DRS, Robin e David prende la scia Garra e box con Robin e David che prende la scia del pilota McLaren, si mette lì, lo affianca con Robin e David adesso. Ah, forse è arrivato lungo, Giacomo è arrivato lungo, prende taglio. Giacomo è arrivato penino lungo, penalità di 5 secondi, è arrivato lungo, staccata proprio al limite del pilota McLaren, che è arrivato un po' lungo in curva 1, forse ha voluto resistere più del dovuto, tentativo di sorpasso. Lui che è in gomma bianca, secondo me doveva un po' sfruttare, ecco, lì forse sarebbe stato più astuto se faceva passare e mettersi in scia più che difendersi, arrivare a lungo e sbagliare, faceva trasportare da loro per qualche giro. Certo, Garra rientra ottavo, guarda dov'è Garra rispetto adesso a Robin e David e a Snowy. Loro però sono in gomma bianca, Garra è in gomma anche lui bianca, quindi un po' sta pagando la strategia di Robin e David e Snowy di un attimino fermarsi subito. Certo, dobbiamo vedere, Michele, quanto possa durare queste gomme bianche. Intanto Mozon ha passato Kukou, si è messo lì, e adesso è Kukou che sfrutta la scia, quindi 3 secondi di penalità. Icho e Jox ai box, box per Mastro Icho e Giova, e adesso andiamo a vedere dove rientreranno Robin e David, intanto con Snowy lì.
con Giaco in quinta posizione. E a questo punto direi che stanno tentando già la rossa i primi due. Penso proprio di sì, Michele, penso proprio di sì. Tattica uguale per Monzon e Cocò, l'avevamo un po' percepito questa possibilità. Naturalmente poi tutto dipende da Robin e David e Snowy, che stanno viaggiando di par passo in strategia diversa rispetto ai due piloti della Mercedes e Red Bull, che per adesso stanno guidando, anzi Red Bull e Mercedes, che stanno guidando questo Gran Premio di Monza. Adesso siamo alla curva del serraio, ma si va verso la Scari. Con Kukou, secondo me se entra uno entra l'altro. No, vanno dritto. Vanno dritti, anche perché, vedi, Kukou adesso c'ha la scia di Monzon, quindi può anche, bene o male, diciamo così, sfruttarla. No, vuole passare addirittura, no, mette avanti e si fa penalità per Jokes. Peccato, penalità per Jokes. Somma di ammonimenti per lui. Peccato per questa penalità, un po' diciamo così, peseranno, perché poi quando non fai differenza di 3 secondi poi ti comportano un po' perdite anche di posizioni. Con Giacomo di Garra sta arrivando, è già nel mirino del pilota della McLaren, che non ho visto se si è fermato, però mi sembra così ad occhio. Giacco, aspetta che te lo dico. No, Giacco non si è ancora fermato. Non si è fermato, quindi si deve fermare Giacco. Quindi ecco, Mirko dovrà sicuramente sostare. Dimmi va. Da qua vedo che sono 4 i piloti che ancora non si sono fermati. Intanto guarda, c'è Garra subito nella scia di Giacco, che tenta una difesa sull'interno. Adesso vanno alla Scari e naturalmente Giacco fa passare il pilota della Williams. È un po' con le gomme, forse Giacco è un po' al limite. Naturalmente lì a fare la Scari in contrasto sarebbe stato davvero deleterio. Quindi ha fatto la scelta giusta, diciamo così, Mirko. In effetti guarda come sta andando via. Intanto Robin e David, Snowy ha passato Robin e David, si piazza in terza posizione, ma Monzon e Cocò sono sempre in prima e seconda posizione, si sono un po' rialternati i due piloti. Giro veloce per gara, dimmi. Stanno rischiando, perché comunque Snowy ha 16 secondi è da loro. Qui si rischia, perché senti, naturalmente poi con la rossa il passo sarà diverso, mezzo secondo, forse un secondo più veloce, quindi staremo a vedere. Tanto salutiamo, facciamo in bocca al lupo a Elona, stavo leggendo un po' di farmaci e di cose che sta un po' prendendo, purtroppo una brutta influenza l'ha colpita. La voce dell'elite, meno male che c'è la pausa per lunedì. Robby Red David comunque secondo me sta un po' anche le gomme, perché Snowy si è allontanato, si è portato un secondo e sei. Sì, Robby Red David forse un po', naturalmente pilota che sta sicuramente mostrando di avere tutte le qualità per correre in F1, sta naturalmente forse un po' deve conoscere un po' anche i piloti, saggiamente, giustamente adesso forse sta mollando, ma Giacco è lì in sesta posizione. Nei box, scusami Ivan, Monzon, allora andiamo a guardare. Monzon, Cocò posizione, è rientrato in sesta. Cocò non si è fermato. Cocò non si è fermato. Con Snowy in seconda posizione, 16 secondi. È rientrato in sesta posizione, ma gomma rossa, Michele. Gomma rossa. Sì. Ci aspettiamo al 10 giri da qualifica per il buon Igor, che sicuramente adesso volerà con questa gomma rossa. Adesso farà collezione di giri veloci. Bonicio in settima posizione. Bravo anche Polizio.
con Giova in ottava posizione, bravissimo anche lui, perché ricordiamo partito per un problema tecnico, diciamo così, natura tecnica, in penultima posizione. Flame nono, Ranger bravo, Daniele decimo, undicesimo Darmar, Nuzzo, poi Willy, poi Ciccio, Latte, Angie e Coco e Box, ritirati Luca e Wallendry. Peccato. Gomma rossa lo immaginavamo, 2 secondi e 3 per i meccanici Mercedes. Vediamo il pit quanto paga, nuovo leader come dice la grafica è Snowy. Adesso arriva in quarta, quinta posizione, ma sta arrivando il pilota della McLaren, che mi sembra essere Giacco, che ancora non si è fermato. Giacco tantissimi giri, soffrirà naturalmente qui, penso che Coco farà un buccone di Giacco, perché comunque lui è lì. Adesso però, strano, dimmi. Perché 18 giri, cosa c'ha? Gomma gialla, gomma bianca, gomma bianca, gomma bianca. Tra l'altro anche la penalità dei 3 secondi, dei 5 secondi di Sabertai. Però andiamo a guardare adesso Monzon, perché tanto avviso per Angie. Viso per taglio per Angie, con Garra in terza posizione, Robin David è secondo, Snowy è primo con 1 secondo e 9 di vantaggio su Robin e David. Loro sono in gomma bianca, anche Garra in gomma bianca, ma lì dietro naturalmente sta arrivando Monzon in gomma rossa. Cioè, qui sarà sicuramente un bel vedere con Angie. 1.21, 549, gomma rossa subito che si fa notare, con adesso Garra che ha messo nel mirino Robin e David, forse problemi di gomma per Robin e David, non si poteva sicuramente tenere quel passo. Garra prende la scia, Monzon giro veloce, 1.20, 946, e adesso sicuramente Monzon farà fuori sia Robin e David che Garra, perché loro essendo in gomma bianca sicuramente un po' di difficoltà. Sì, anche avranno, perché Robin Red Devil c'ha 11 giri sulla gomma. Sì, Monzon è riuscito a passare Robin Red Devil con Coco adesso che è in quinta posizione. Robin Red Devil naturalmente poco poteva fare con Monzon in gomma rossa. Bandiera gialla. Se è sparita. E adesso guarda Monzon come prende la scia del pilota Williams e lo passa all'Ascari. Monzon sta volando, sta andando verso il tubi di scarico del pilota Alfa. Naturalmente sia Garra sia Robin e David. Coco adesso sta arrivando anche lui, gomma rossa per il pilota Mercedes. Bella lotta sana, viva, pura, qui in F1, NTR Group, giro veloce di Coco, 1.27.147, e il nuovo leader, come dice anche la grafica, diventa Monzon in gomma rossa. Snowy naturalmente ha fatto quello che poteva, nulla può, con gomma rossa, 2 mescole di differenza, davvero tanta roba. Sarà difficile. Robin e David adesso. Robin e David adesso deve difendersi naturalmente dal tentativo d'attacco di Coco, che in gomma rossa, prima di variante 4, riesce a passarla la prima variante. Qui la strategia, diciamo così, allora devo dire, da parte dei due piloti che hanno scelto gomma rossa, si sta dimostrando vincente. Anche se Coco comunque sta facendo più fatica a risalire rispetto a Mozart. Non è risalito adesso subito. Passa Garra all'Ascari, addirittura anche ne ha fatti due. Passa anche Snowy, si va a mettere alla caccia di Monzon. Che gran sorpasso di Coco, che è riuscito a passare sia Garra che Snowy. Non si sono neanche sfiorati. Ti segnalo che Monzon ha terminato praticamente l'ERS, mentre Coco è un po' al limite, ma ne è ancora un pochino. Tommaso adesso sicuramente sta pensando, sta riflettendo, perché deve andare a prendere la scia, mancano 6 giri al termine, non sarà facile,
Non sarà facile. Ah, safety car. Safety car. Virtual, virtual, dimmi, dimmi. Piccola curiosità, Mozon e Coco hanno fatto lo stesso identico tempo in settore 1. 26.53. Incredibile, incredibile tempo. Virtual safety car, forse problemi per qualche pilota, forse adesso latte, questo latte. Latte, problemi per latte, naturalmente adesso virtual safety car li fa respirare un poco, li fa respirare un poco Michele, perché naturalmente non sarà facile, tra un po' spegnerà il semaforo della virtual e riprenderemo gli ultimi giri. Occhio naturalmente al delta, a non andare fuori giri del delta. La virtual si spegne naturalmente, giusto anche per i nostri amici, nel momento in cui il pilota passa dov'è che è uscito il pilota, dov'è che è stato segnalato un po' un mezzo giro di virtual safety car. Vediamo quando si spegne, penso in questa curva almeno dovrebbe essere così. Latte è ripartito, latte è ripartito, distrutto ma è ripartito. Sicuramente dovrà rientrare box. Ecco qui, penalità per Drive-Thru. Non ho capito per chi, per Giacomo. Per un attimo ho pensato fosse Mozon. Incredibile, mi sembrava davvero di aver visto Mozon. Invece Latte che purtroppo abbandona. Mentre box naturalmente problemi per Latte con Drive-Thru per Giacomo. Peccato per Mirko. Mozon adesso allora riprende con Kokou che è lì a un secondo e nove. Garra in terza posizione con Snowy quarto, Robile David è quinto, si cerca di farsi vedere con Joe in sesta posizione per l'Italia, di 5 secondi per Giaco. Peccato, Giaco è andato anche ai box, si ritira Giaco, peccato per Giaco. 3 secondi per Angie. Onicio in settima posizione, a Lee Giova, un pilota interessantissimo anche Giova, con Snowy e Robile David. Snowy e Robile David è riuscito a passare Snowy, questi due piloti si erano date di santa ragione, avevano scelto la stessa identica strategia di gara, ma non ha pagato quell'anticipo e poi tanti giri con gomma bianca. Forse quando si è con piloti un po' di livello inferiore questa cosa si può fare, ma quando sei con piloti diciamo così ma sono entrati troppo presto. Latte naturalmente in preca, che sfortuna, sì, peccato Carmine. Mozon lì in seconda posizione, c'è Kokou a un secondo e sei, pian pianino sta recuperando decimo dopo decimo, naturalmente non sarà facile, con Garra in terza posizione, Robile Davide che è riuscito a passare Snowy, ma è lì con Joe e Icho, con Icho che sta un po' sfruttando la scia. Guarda, il pilota di esperienza, quando capisce che c'è un pilota che magari, anche se è un pelino più veloce, ma ti può dare diciamo così la scia e quindi può anche farti recuperare, quanto è importante anche questo. Si vince anche così, ragazzi, non si vince solo con essere veloci, ma si vince anche tatticamente, per l'ottica del campionato naturalmente queste cose poi contano. Attenzione, perché alla fine pesano. Robile David, penalità, 3 secondi alla Ascari, peccato per Robile David che era lì. Adesso naturalmente per Snowy sarà naturalmente tutta tattica questo. Peccato per Robile David, naturalmente bravo fino adesso Roberto, che gran gara. Angie, problemi per Angie, si ritira anche per lui, peccato. Tanto Coco si è portato a un secondo e due, stavo guardando questo, Michele, stavo guardando che questo a tre giri dal termine Coco sta cominciando a diciamo così immaginare, andremo a vedere la situazione dell'ERS, guarda com'è interessante con Mozon che ha praticamente esaurito l'ERS, invece Kokou 27%, Garra 50%, così come Robile David, Snowy al 67%, Giovanni al 25%, anche Mastro Icho al 35%, quindi situazione dell'ERS per Mozon completamente esaurito e Kokou è in zona di arresto. Attenzione, perché Mozon prende il primo avviso, ecco Kou adesso
e Sotto ha recuperato Monzun. Non la vuol dar vinta Coco. Non la vuol, mi sembra in palla Coco. La ripresa è sempre in palla, eh? È sempre in palla. Certo, Monzun naturalmente è un pilota, ma Tommaso, una maturità rispetto all'anno scorso davvero esponenziale. Cresciuto come pilota davvero tantissimo, ha preso esperienza, è veloce, era veloce, lo era prima, ma commetteva degli errori di gioventù, diciamolo così. Lui viene proprio dalla cantera, perché ha fatto con noi tutta la trafila, è in curva 1, passa Monzun saggiamente, non difende la posizione perché sa che comunque sarebbe stato un po' un ostacolo per tutte e due, si mette lì dietro, sa, accetta, diciamo così, il fatto per adesso che Coco è un po' più in palla rispetto a lui, ma anche come Hers, come DRS, ha fatto bene Monzun a mettersi lì. Garra in terza posizione, Robin e David tenta di farsi vedere negli specchietti del pilota della Williams, lui che purtroppo ha la penalità, sbaglia Garra, la stava quasi per perdere. Robin e David saggiamente non ne approfitta, si mette lì con Snowy in quinta posizione, Giova in sesta con Nicio che non lo molla. Andiamo in testa perché Coco è Monzun, attenzione a Monzun, perché Monzun non è pilota che si fa, diciamo così, si tira indietro facilmente. Monzun, ricordiamo, è entrato anche lui a campionato in corso, ma davvero è entrato, diciamo così, con tutta la voglia, e sicuramente sarebbe stata una bella battaglia per il campionato, sicuramente, se lui si è iniziato dalla prima gara. Però siamo ormai nelle battute conclusive con Monzun, adesso che si fa vedere negli specchietti da Coco, ma non lo attacca, attenzione perché siamo al penultimo giro, 26esimo giro dei 27 previsti, con Monzun, Garra è riuscito con Robin e David e Snowy saggiamente, furbamente aspetta, secondo me, anche la penalità di Garra, perché lo conosce, può succedere, naturalmente si mette lì e dice, beh, io quasi quasi mi metto qui spettatore nell'attesa che magari forse Garra, non dire, David già c'ha la penalità, però ecco lì, andiamo a guardare, eccolo qui, pronta la nostra regia, e Coco se ne sta andando, Coco sta mettendo, ha fatto un piccolo errore però Monzun, ha perso l'anteriore in uscita lì della Scari. Infatti ha preso la seconda penalità, il secondo avviso. Guardiamo la situazione gomma, Robin e David, quarto avviso. Situazione gomma 43% per Snowy, penalità! No, Snowy, questa no, peccato, adesso si pareggiano le penalità. Attenzione perché adesso siamo all'ultimo tentativo per la Red Bull di Monzun, ma secondo me sta utilizzando tutto l'ERS. Il pilota della Mercedes Coco difende la posizione, si inizia l'ultimo giro con Coco che in curva 1 esce primo, e adesso c'è Monzun con Garra, problemi tra in curva 1 Garra, Snowy, c'è stato forse un piccolo contatto con Robin e David, lì Snowy che passa in terza posizione, Robin e David fa passare Garra, forse c'è stato un piccolo problema tra Garra e Robin e David, naturalmente Snowy ha la penalità, quindi Garra può ancora, 19, al limite, Garra 2 secondi e 8, siamo al limite, ma andiamo a guardare la battaglia, perché Coco adesso, attenzione perché si attacca lì alla Scari, difficile naturalmente lì tentare un attacco, ma attenzione perché non se ne mandano a dire ultime curve con Coco che deve difendere, tentativo di attacco del pilota Red Bull, arriveranno in parata, ma gran battaglia, sana, bella, pulita tra questi due campioni, vince Coco, ma Snowy non ha sicuramente demeritato, seconda posizione per lui, arriva adesso un immenso Snowy in terza posizione, ma staremo a vedere se con il discorso della penalità riuscirà Garra a prendere il terzo posto, mantiene con Robin e David in quinta posizione,
settimo grande Iccio Sesto, settimo Giovanni, ottavo invece Flame Ranger, nono bravo Daniele. E allora andiamo su Darmar e Nuzzo che stanno battagliando per la decima e nona posizione con Darmar sull'interno. Nuzzo, gran passaggio alla Scari, scusate, alla parabolica, adesso arrivano sul traguardo Nuzzo e Darmar insieme. Quasi insieme. Ciccio bravissimo in dodicesima posizione, Willy tredicesimo posto, va a punti anche il pilota con questa derapata per Willy che arriva tredicesimo. Gran battaglia, gran bella gara, grande Snowy pilota del giorno Giovanni. Beh, grande naturalmente. Bella Snowy, gara. Sì, peccato quella safety che ha un po', sì, rovinato i piani. La virtual, non la virtual, safety. La virtual che è un po', diciamo così, camuffato, diciamo così, un po' la gara, però ci sta nell'ottica di diciamo così, di un fuoripista oppure anche di un errore, ci sta un po' la virtual. Bene che non sia entrata la safety car come è entrata a noi, Michele, però infatti. Però ci sta, ci siamo divertiti con queste con questo podio, ci siamo divertiti a gara. Intanto arrivano le scuse di Robin e David su gara, sì, può capitare. Con Cocovo in prima posizione, Monzon, Snowy, Garra, Robin e David, Icio, Giovi, Flame, Ranger, Nuzzo, Darmar, Ciccio, Willy, Angie, Giacomo, Latte, Luca e Willy Lendrim. Io direi breve spot, poi torniamo a sentire i protagonisti della gara. Breve spot e poi torniamo in diretta. Vai. Ok amici, siamo tornati in diretta, siamo tornati in diretta a sentire dal vivo i protagonisti della nostra bellissima gara. Faccio intanto i complimenti a questo strepitoso podio con, ricordiamo, Cocou in prima posizione, secondo un immenso Mozon, terzo Snowy, un po' approfittato, vabbè, poi ne parleremo un po' del piccolo contatto tra lui e Robin e David e gara. Allora, partiamo subito con Coco, Tommaso, ma che gara che avete fatto, ci avete fatto veramente divertire stasera, è stata una bellissima battaglia sotto tutti i punti di vista. Ecco, quello che volevo chiederti a te, hai copiato hai dovuto copiare la strategia di Mozon, oppure diciamo era la tua prima scelta questa strategia di gialla rossa? Buonasera a tutti.
No, era già la mia strategia quella di fare gialla rossa, quindi Ah, ho quindi è. continuato anche per il pit. Il giro in cui ho pittato era quello che volevo Che volevi. pittare, quindi. Ecco, l'altra osservazione che volevo fare era questa. Robin e David, intanto all'inizio vi siete battagliati in sette piloti, quindi c'era un po' di incertezza anche sull'aspetto tattico proprio della gara, perché quando sei in sette magari non sai se gli altri fanno la stessa tua strategia o lo anticipano o la posticipano. Quando hai visto Robin e David e Snowy entrare ai box in quella virtual, mi pare all'ottavo giro, se non ricordo, diciamo così a memoria, cosa hai pensato? Diciamo così, hai pensato di rientrare oppure magari ti era parso di aver commesso un piccolo errore o era tutto normale? No, ho pensato in quel momento che la loro gara era finita già, nel senso che la hard, per quanto possa arrivare fino alla fine, rispetto al passo che avevamo io e Monzon e alla mescola Con la rossa resistere. che avevamo alla fine, era impossibile per loro, diciamo. Esatto. Sì, in effetti poi si è mostrato questo, diciamo così, la strategia. Intanto vi faccio naturalmente i complimenti, Tommaso, perché ci avete fatto divertire sia con Mozzo. L'altra piccola domanda, perché poi sennò poi non ne faccio poi a Igor, perché te le chiedo tutte a te, è quando, diciamo così, siete rientrati, avete pittato, lui è uscito prima di te, quindi eri tu un po' più indietro. Pensavi di farcela recuperarlo, perché io ho visto Mozon, poi ne parleremo un po' quale potrebbe essere il piccolo problema, perché ha ceduto un pochettino il suo diciamo distacco. Tu pensavi di recuperarlo o quel distacco che mi pare che era intorno ai 3 secondi e mezzo, diciamo così, hai pensato, mamma, e come faccio con tanti piloti che c'erano davanti, perché c'erano 3-4 piloti avanti, insomma, ti è sembrato fattibile recuperarlo oppure ci hai creduto poi all'ultimo quando proprio l'hai visto in zona DRS? No, ci ho creduto fin dall'inizio, anche perché sapevo che il degrado della rossa dopo un giro era abbastanza alto, quindi lui magari arrivava già un po' già più in difficoltà rispetto a me. E il fatto che avevo dei piloti davanti, sì, quello mi ha un po' preoccupato, però col DRS comunque mi ha aiutato ad avvicinarmi a lui. Sì, bravo, comunque complimenti per questa vittoria che naturalmente tassella, se ancora ce ne fosse bisogno, ancora più la leadership della F1 per Tommaso, che è davvero adesso il leader. Bravo Tommaso, continua così. Grazie. Crescita esponenziale anche a livello di maturità di pista e anche di lettura tattica, non solo, perché ho visto tanti miglioramenti oggi sulla guida di Tommaso. Mi riferisco anche ad alcune azioni dove ha valutato bene il rischio e ponderato, e poi alla fine, vedi, i risultati arrivano sempre. Anche in questo modo si vince. Bravo Tommaso. Passerei a Igor. Allora, Mozon, oggi una gara davvero fantastica, cioè se arrivava prima Kokou o arrivava prima Molson, diciamo così, i complimenti erano divisi in egual misura, perché già avete fatto davvero una bellissima gara. Però forse un po' più di rammarico forse in Molson rispetto a Kokou, perché comunque tu sei rientrato, diciamo, sei uscito davanti a Kokou, c'avevi qualche secondo in più. Ecco, quello che volevo sapere era se hanno ceduto un po' le gomme sulla parte finale, perché avevi un po' un bel vantaggio, però poi dopo Kokou ha recuperato tantissimo, perché abbiamo visto che poi l'ERS non ne avevi più. Insomma, raccontaci un po' qual è stato il problema, se ce n'è stato. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto faccio i complimenti a Kogou e a Snowy per la gara. Allora, rammarico no, perché Kogou è stato più bravo, perché diciamo quel giro in più di rossa ha fatto la differenza rispetto a me, perché è stato innanzitutto molto bravo a gestire i sorpassi con gli altri piloti con le hard, perché io lì un pochino giocavo sul fatto che lui perdeva tempo, perché sapevo che mi a riprendere, che mi riprendeva, diciamo. Ho giocato sul fatto che magari perde qualche secondo in più, potrei salvarmi verso gli ultimi giri e non mi prende. Invece è stato molto bravo a sorpassarli subito senza perdere troppo tempo e mi è venuto a riprendere. Diciamo che appunto con quel giro in più di gomma ho
diciamo, non ero proprio precisissimo nei giri, commettevo qualche piccola sbavatura, sai, in decimo qua, in decimo sì. là, piano piano me riprendeva. E poi lui ha gestito molto meglio anche l'Hertz. E, sì, quello cioè, era importante. La vittoria è stata meritata la vittoria. Sì, no, comunque dicevo non c'è, cioè, complimenti, o vincevi tu o vinceva lui, sarebbero stati uguali i complimenti, se oggi magari avessi vinto tu, sarebbe stata la stessa identica cosa, perché avete fatto davvero una bellissima gara, cioè proprio stiamo trovando il pelo nell'uovo, ecco. Forse Coco sì. è stato più bravo nel gestire l'ERS rispetto a te, che tu praticamente in quei penultimi giri poi ci hai tentato lì alla Scari, alla Roggia, insomma, hai tentato fino all'ultimo di cercare anche poi alla parabolica, ma davvero Coco con quell'ERS in più è riuscito a difendersi e quindi ha meritato, diciamo così, se possiamo dire, quel grammetto in più rispetto a Monzon. Ma oggi Monzon, se Coco ha fatto 100, Monzon ha fatto 99,9, ecco, voglio dire, insomma, bravo anche Monzon sotto tutti i punti di vista. Quindi Igor, complimenti. Grazie. Di nuovo, perché non c'è nulla da dire. Tatticamente in pista ci avete fatto divertire sia tu che Tommaso, quindi, bravo sicuramente Igor, complimenti a lui per la grande prestazione di oggi, che non so, poi adesso andiamo a guardare un pochettino se in classifica questo permette un po' a Monzon di scavalcare Garra. Mi sembra di no, ma vabbè, staremo poi a vedere. Mi sa che Garra in seconda posizione, però poi dopo andremo naturalmente a vedere anche poi un po' le classifiche. Bravo Monzon, continua così e passiamo a Snobi. Allora Manu, mi sembra l'altra volta non avevi il microfono, non avevi Discord, oggi però ce l'hai. Oggi ce l'hai. Bellissima gara. Dimmi. Dicevo, l'anno scorso ero abituato benissimo, adesso è la prima volta che sono nella sala interviste, è un'emozione per me ritornare qui. Sì, ricordiamo che Snobi è stato il vincitore, diciamo così, della F2 l'anno scorso, quindi quest'anno bella battaglia poi con Pantera, quest'anno insomma vi siete separati a livello di sfide, sei entrato in un'altra, diciamo, categoria dove ci sono talmente tanti piloti, ma chissà se poi Pantera ti raggiunge, perché è messo bene anche in campionato, Stefano, può darsi pure che magari riesca a raggiungere quel terzo posto che lo possa diciamo buttare in F1, e chissà se poi magari non ci sia questo matrimonio in F1 con Manuel e lo sfidanti in quella dell'F2, vediamo se poi magari riescono, ma questi sono tutti i discorsi che faremo naturalmente a fine stagione. Allora, con te volevo parlare della gara, ecco, questa scelta, diciamo così, di rientrare in virtual safety car, tu e Robin e David avete scelto di rientrare tatticamente, ecco, è stata, diciamo così, un impulso secondo te troppo presto questa entrata, col senno di poi la rifaresti, insomma raccontaci un po' questa scelta. Comunque c'era una situazione di stallo lì davanti, eravamo in 5 in 6 tutti sotto DRS, non... o si andava un patatrack, perché di solito quando siamo in 5 in 6 un po' il rischio c'era. E quindi avevo detto, ascolta, adesso entro e metto la hard e arrivo fino alla fine e vedo come va. E alla fine è andata bene, anche perché appunto si sono presi Roby e Garra e mi hanno regalato praticamente la terza posizione. Anche se tu avevi la penalità, perché io proprio in commento dicevo questo, perché tu eri lì dietro a Roby e David e a Garra, un po' io dicevo quasi, ma Snobi si sta mettendo lì in attesa, cerca l'errore che poi è arrivato, diciamo così, quindi si è messo un po'. Poi mi sono un po' ricreduto quando tu hai preso la penalità, però poi ho detto va, chissà se magari Snobi riesce, infatti poi alla fine ci sei riuscito per qualche decimo, naturalmente quel contatto tra Robin e David e Garra, che ha un po', forse è stato l'unico contatto che c'è stato in gara tra Robin e David e Garra, però vabbè, capita in una gara, diciamo, quando si incontrano tanti. Ci siamo visti molto molto vicini, cioè, ci sono state due o tre occasioni che io e Robby ci siamo toccati, proprio dati un bacetto, ma
contatti, corsi, una pista dove naturalmente quando si è a 350, ricordiamo che Monza è la pista un po' più veloce del Circus, quando si è a 350 km/h, anche se non è, se non è reale, diciamo, la velocità, ma è diciamo virtuale, però è sempre 350 km solo, quindi i riflessi lì sono davvero minimi. Quindi bravo, bravo Manu per questo terzo posto, che un po' diciamo così dà un giusto premio al campionato di Manu, che diciamo è iniziato un po' così così, ma sta, diciamo così, salendo, sta salendo di grado in grado. Bravo Manu, io faccio naturalmente i complimenti e soprattutto ricordo che questi piloti qui, 4-5 piloti, adesso poi dopo vado a guardare, sono scesi sotto il muro del 19 in qualifica, altro diciamo altra cosa bellissima questa, perché non è facile scendere sotto il 18, esattamente 4 piloti, gara Robinet, Davy, Mozzon e Cocou, sono scesi sotto il muro dell'1-18. Buonanotte a tutti ragazzi, faccio di nuovo i complimenti al podio, Cocou, Mozzon e Snowy, e noi ci rivediamo martedì 2 aprile per la prima tappa a Singapore. Buonanotte a tutti ragazzi.